Quale si va? Certo. Allora, tanto per, giusto per una comunicazione iniziale giunta il venerdì, se qualcuno di voi ha letto i giornali, cosa che sconsiglio come abitudine di vita, avrà letto che avremmo avuto un problema sui fondi di protezione civile per il risarcimento dell'alluvione. Non è così, bastava che i giornalisti facessero una telefonata, però non voglio infierire quella categoria facendone i miei parte. In realtà è un misunderstanding che è occorso nelle scorse settimane con il Dipartimento Centrale di Protezione Civile, che abbiamo già chiarito un paio di settimane fa con tanto di scambio di carteggio con Borrelli e incontro con Borrelli che ha avuto Giacomo a Firenze, per cui i soldi ci sono, saranno stanziati dal MEF entro il 2018, appena avremo le disponibilità dei fondi, così come preventivato, costruiremo il bando perché si chiedono risarcimenti alle imprese, insomma, tutto nella normalità, sia la pratica sia la costante disinformazione, quindi possiamo con la certezza che il mondo non è cambiato neppure questo venerdì cominciare la giunta. Le pratiche del precedente, numero 1, concessione di patrocinio, il 2, l'uomo della regione Liguria ad iniziative varie. Numero 2, approvazione e modifica allo statuto dell'ASP pubblica assistenza della Spezia. Numero 3, la firma congiunta con l'assessore Berrino, determinazione relativa al bilancio economico. Ha rinviato, sul sito, rinviato. Grazie. Numero 4, approvazione proposta di convenzione attuativa trasmessa dal Circolo Golf e Tennis Rapallo per la realizzazione di una tettoria d'uso deposito Golf Art. Numero 6, assessore Mai. Ente parco delle Alpi Ligure, rilascio dell'autorizzazione previsto dall'articolo 7 della legge regionale 22 del 2010 per l'assunzione di un'unità di personale categoria D. Sì, autorizziamo l'ente parco Alpi Liguri ad assumere un'unità di personale che sarà un funzionario tecnico amministrativo. Poi la pratica dell'assessore Dixi, la facciamo successivamente. Numero 8, assessore Scagliola, comune di Loano, Savona, approvazione conferenza di servizi, approvazione variante al PRG, contestuale a sua di iniziativa privata per cessione aree fabbricati al comune in località presente e realizzazione di edifici residenziali in località Mazzotti. Va bene. Numero 9, sempre dell'assessore Scagliola, riparto tra le arte della dotazione finanziaria per il 2018 del fondo di quell'articolo 6 della legge regionale 18 del 2005, impegno di studiazione della somma di 7 milioni. Sì, qui la pratica diciamo annuale, il fondo costituito a decorrere dal 2005 per 10 anni, con una dotazione annua massima di 7 anni, è destinato alle arte per la copertura dei vari oneri derivanti da operazioni di valorizzazione e di dismissione del patrimonio. È la solita suddivisione tra le varie arti di due. Poi le pratiche fuori sacco, allora firma congiunta presidente e assessore Mai, l'approvazione delle determinazioni conseguenti il bilancio economico di previsione 2018 degli enti parco Begua, Monte Marcello Magra, Abeto e Antola. Poi invece un'altra pratica che riguarda sempre determinazioni concernente il bilancio economico di previsione 2018, sempre a firma congiunta Presidente Assessore Mai, riguarda invece l'Assemblea dell'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo. Poi la pratica del vicepresidente, impegno di euro 1585,57 ed è a favore di Alisa per i membri aventi diritto della commissione d'esame del corso finale del triennio 2014-2017 di quella di GR 1072-2017 per la sessione straordinaria di esame. Poi, sempre il vicepresidente,
indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2018, deliberazione all'ISA 6 del 2018. Una pratica molto importante per il sistema sanitario tutto, come abbiamo avuto modo di dire in più occasioni, dopo tutta la prima parte di questa legislatura dedicata ai processi di riforma del sistema sanitario, parte a pieno titolo la fase dell'attuazione sia delle tre leggi di riforma che del piano sociosanitario che abbiamo approvato in Consiglio regionale a dicembre. E quindi gli indirizzi operativi che avevamo fatto anche l'anno scorso oggi sono ancora più supportati dal voto del Consiglio regionale che ha delineato tutta una serie di iniziative, di attività su tutti i fronti del sistema sanitario. Potremmo quindi misurare passo per passo tutte le azioni compiute da ISA e dalle ASL e dalle aziende sanitarie divise per capitoli puntualmente e poter fare quindi anche il bilancio finale di quest'anno rispetto alle attività. Viene dato molta importanza all'implementazione del DIR, dipartimenti interaziendali, che sono a mio parere la chiave di volta per dare quelle risposte concrete rispetto ai bisogni di salute, la domanda, le liste d'attesa e la mobilità extra regionale e i temi poi centrali e sensibili rispetto anche al tema della comunicazione, ma soprattutto alla percezione da parte dei cittadini delle risposte. Abbiamo anche il capitolo dedicato alla farmaceutica, molto importante, alle cure domiciliari, all'integrazione ospedale-territorio, ecco quindi uno strumento di misurazione chiaro per punti, per capitoli, che è a disposizione e ovviamente io ritengo che, ne abbiamo parlato anche con il Presidente, sarà uno strumento anche utile da andare a spiegare nei vari territori, nelle varie aziende nel prossimo mese. Un'altra pratica del vicepresidente, analisi di fattibilità relativa alla realizzazione dell'ospedale del Ponente Genovese in località dell'istruzione del gruppo di lavoro. Sì. Vuole illustrare il presidente? Ah, illustra la tua. L'ultimo, poi ve la spiega un po' più del dettaglio come abbiamo costruito, è l'ultimo passaggio prima dell'elaborazione poi del bando di gara, ovvero determinato con il piano sociosanitario, diciamo specializzazione, vocazione, risorse, integrazione con le presenze sanitarie territoriali. Adesso passiamo a dare un incarico ad alcuni soggetti specifici e qualificati per il piano di fattibilità reale dell'ospedale Derzelli, quindi dimensionamenti, accessibilità, tutto quello che riguarda la parte tecnica, sulla base del rapporto che ci arriverà di qua a qualche mese, verrà poi costruito il bando di gara perché i privati a questo evento atteso da tempo. Poi la Sonia vi spiega meglio, mi ha caricato un po' di opere. Sì, l'introduzione puntuale del Presidente, avevamo sempre in questo contesto di giunta dato anche la priorità agli interventi relativi agli investimenti in sanità, individuando l'ospedale di Ponente come uno degli interventi prioritari. C'era bisogno però di avere anche una conferma del piano sociosanitario che ha dato anche conforto col voto del Consiglio regionale e quindi partiamo proprio con questa priorità rispetto alla realizzazione dell'ospedale del Ponente Genovese in località Erzelli. Questo è giusto anche ricordarlo, l'individuazione del luogo, località Erzelli, è anche parte di un delibera della conferenza dei sindaci dell'AS3, quindi anche con la precedente amministrazione rispetto all'amministrazione Bucci, quindi già un passaggio in qualche modo condiviso dai sindaci del territorio come collocazione. E come detto in trasparenza, non avendo risorse disponibili statali, in quanto il famoso articolo 20 non è più nella disponibilità di nessuna regione, non solo nella Liguria, abbiamo ravvisato l'esigenza di valutare la concreta possibilità di utilizzare strumenti di partenariato pubblico-privato, come il nuovo codice degli appalti.
però per arrivare a questo percorso è corretto fare un'idonea analisi di fattibilità attraverso un'adeguata istruttoria, con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta che possa verificare la sostenibilità economica, finanziaria ed economico-sociale dell'operazione, anche in relazione appunto allo strumento del partenariato. Quindi viene dato oggi incarico ad Alisa, all'azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, di fare questa analisi di fattibilità, ma con il supporto di ASTRE, l'Università di Genova, PILS, Comune di Genova, IRE e il Dipartimento Salute di Regione Liguria. Questo gruppo di lavoro procederà con sollecitudine e dovrà sottoporre a questa giunta il proprio elaborato entro il 31 marzo 2018. Quindi diciamo un tempo relativamente breve per una realizzazione straordinaria, grandemente attesa da tanti anni nella città di Genova e che finalmente trova un percorso puntuale e certo. Voglio sottolineare un passaggio del piano sociosanitario, perché non vorrei che su questo ci fossero degli equivoci e delle confusioni. Noi andiamo ad aumentare l'offerta di risposte ai bisogni di salute nella città di Genova, perché individuiamo l'ospedale di Ponente ad Erzelli, ma l'attuale ospedale di Ponente, che è il Villa Scassi, non viene chiuso come aveva stabilito la precedente giunta regionale, che anzi aveva individuato nella vendita del Villa Scassi un modo per finanziare la realizzazione dell'ospedale di Ponente. Noi invece riteniamo che il Villa Scassi debba andare a completare l'offerta dei bisogni, tra l'altro di una realtà molto popolata e con tanti bisogni e tante fragilità, per cui lì abbiamo individuato il permanere di un presidio che avrà una sua individuazione, un suo punto di primo intervento, quindi andremo ad aggiungere anche per quanto riguarda l'emergenza, avremo il VEA di primo livello all'Erzelli, avremo un punto di primo intervento in più a Villa Scassi. Quindi direi che andiamo veramente in coerenza con quanto abbiamo detto fin dall'inizio, andiamo ad azzerare il disavanzo senza chiudere ospedali, ma non solo, aumentando i presidi, aumentando i bisogni relativi all'emergenza. Quindi io sono soddisfatta di questo percorso e spero che il 31 marzo lo studio di fattibilità dia ulteriori buone notizie rispetto alla percorribilità di quanto noi abbiamo pensato e che è stato poi anche ulteriormente sottolineato dal mandato del Consiglio regionale. Ne siamo certi. Molto bene. La pratica dell'assessore Berrino, approvazione del piano di prevenzione della corruzione per la trasparenza 2018-2020 relativo alle strutture della giunta regionale in applicazione della legge 190 del 2012. Bene. Poi abbiamo le pratiche dell'assessore Rixi, una che era in sacco la numero 7, modalità attuative dell'accordo di programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della regione Liguria riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa. Sì, noi in ottemperanza con quanto avevamo promesso e avevamo detto, chiudiamo sostanzialmente con questo mese gli accordi anche a livello ministeriale per le aree di crisi non complesse. Il presente provvedimento viene mandato a FILS di trasferire al Ministero dello Sviluppo Economico la somma di 486.000 euro, quale quota di cofinanziamento regionale rispetto alle risorse ministeriali messe a disposizione. Devo dire che, per essere onesti, noi ci aspettavamo a livello ministeriale molti più fondi. Quindi in realtà avevamo messo da parte anche qualche cofinanziamento. Alla fine i soldi che lo Stato darà a Regione Liguria saranno pari a 2.431.000 euro nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, con un nostro cofinanziamento del 20%. Questo ci permetterà di recuperare alcuni progetti che non erano stati selezionati, che non avevano ottenuto la copertura economica del bando che era stato fatto ad aprile dello scorso anno da parte del governo,
che riguardano il nostro territorio, è chiaro che ci auguriamo che il prossimo governo metta più fondi, perché erano stati promessi prima della finanziaria 166 milioni di euro, sono praticamente stati tolti tutti in finanziaria, quindi per il 2018 sono stati tolti, e è chiaro che questo ha creato un po' anche un paradosso, perché noi abbiamo fatto lavorare gli uffici regionali tutto il mese di agosto con la promessa da parte del Ministero di ottenere cospicui finanziamenti alle realtà industriali in crisi in Regione Liguria. In realtà hanno tolto questo, hanno fatto tutta una serie di operazioni assolutamente preelettorali nella finanziaria a livello nazionale, dove questi soldi sono stati dati a pioggia un po' in tutte le regioni, prevalentemente. Sono stati più gli straordinari d'agosto del finanziamento. Esattamente, prevalentemente nel centro e nel sud Italia, e questo è un altro risultato, credo, abbastanza particolare. Tra l'altro abbiamo provato anche in finanziaria a livello nazionale, nella legge di stabilità, d'accordo col Ministero, perché a dire la verità il paradosso è stato che il Ministro Calenda era per finanziargli. Il governo gliel'ha tolti dal finanziamento. Abbiamo provato a presentare come parlamentari di centrodestra, in particolare della Lega, un emendamento concordato col Ministro, che è stato considerato in via preliminare ammissibile, invece quello del Ministro è stato dichiarato dal suo governo inammissibile. Dopodiché in aula ovviamente è stato massacrato anche dal, diciamo, dal relatore di maggioranza. Quindi credo che questo doveva essere uno dei due strumenti che il governo, prima Renzi, poi Gentiloni, si era dato per risolvere le crisi industriali. Due strumenti, ricordiamo, sono la area di crisi complessa, che è quello del Savonese, che chiuderemo anche questo entro, diciamo, prima del 4 di marzo, e le aree di crisi non complesse, che in questo caso riguardano l'area dell'Imperiese, escluso il comune di Imperia, le valli di Pietro Imperia, l'area di Genova Ponente, che avevamo fatto includere a livello ministeriale, l'area del Tiguglio, in particolare la Fontana Buona, zone all'entroterra di Chiavari e l'entroterra di Sestri Levante, con l'esclusione di Sestri Levante, e la provincia di Spezia nel suo complesso. E questo devo dire che, non posso dire, noi abbiamo fatto tutta la parte burocratica preliminare, eccetera, ci hanno fatto anche i complimenti, perché noi ritenevano che non tutte le regioni sono riuscite a completare l'iter in questo tempo, e il risultato, diciamo ancora una volta, la premialità per gli sforzi avuti è minima. Cioè ci sono delle regioni che, posso dire, hanno fatto di meno e peggio e hanno ottenuto di più, magari non seguendo le direttive del Ministro, ma andando a parlare con qualcun altro che sedeva al governo, per cui gli strumenti che ha messo a disposizione il governo praticamente alla fine sono stati finanziati meno che altre cose. Qualcuno che si candida, Calenda non si candida. Questa lo dico perché credo che deve essere dato merito. Per una volta si parla sempre male, purtroppo, a sproposito dei dipendenti pubblici, delle strutture, eccetera, eccetera. Devo dire che questo è il classico caso che l'amministrazione, e questo più che l'assessore, gli uffici regionali e tutti, hanno lavorato a tempo di record. Gli impegni il governo non li ha mantenuti. Quindi andiamo a chiudere l'accordo con questa cifra e poi ci auguriamo che nel 2018 vengano stanziate per queste aree delle altre somme, perché sappiamo quanto è importante. Oltretutto per il ponente genovese c'è anche Erzelli, c'è anche quindi tutta la parte legata a Ericsson, tutta la parte legata a tutte le varie crisi che abbiamo fuori, diciamo, dall'area di crisi complessa di Sardegna. Bene, allora. Poi due pratiche fuori sacco dell'assessore Rixi: programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia al contratto 2014-2020, seconda fase,
banco per progetti strategici territoriali PIDER e adesione ai progetti attuativi PIDER Altimed. Sì, questi sono progetti che abbiamo portato avanti con progetti transfrontalieri su Alcotra. In particolare questo è un progetto che noi abbiamo attivato insieme ai partner con precedente deliberazione la giunta ha approvato la partecipazione a questo progetto strategico, in allora si chiamava Peter Montagna, poi è stato nominato Peter Altimed, ha espresso il sostegno presentato dalla provincia di Imperia all'allora progetto Litoral. Il comitato di sorveglianza del programma, svolto il 5 luglio 2017, ha approvato tutte le strategie ed è iniziata la seconda fase di presentazione dei progetti attuativi. La scadenza è il 15 febbraio 2018. Dopo l'approvazione di una proroga. A questo atto si intende individuare i progetti cui la Regione Liguria aderisce. Ecco, anche su questo dico un'altra cosa, perché voglio che le cose si sappiano. Le proroghe sono state date non per problemi italiani o delle regioni italiane, ma perché i francesi sono in ristrutturazione delle competenze tra province e dipartimenti e quindi di fatto erano impossibilitate a firmare gli atti. Questo ha fatto slittare praticamente i bandi di quasi 6 mesi. Dico perché queste robe di nuovo non si dicono e poi è sempre colpa degli italiani, non è colpa degli italiani né delle strutture burocratiche italiane, è colpa dei casini che fanno i francesi. E basta parlare bene di Macron. Esatto. Con un progetto coordinamento e comunicazione proposto al settore sviluppo strategico del tessuto produttivo dell'economia ligure in ruolo di partner. Progetto Innova, innovazione di tutte le imprese di montagna e zone dell'entroterra. E progetto Patrim, valorizzazione del patrimonio naturale e della cultura delle zone montane. Proposto dal settore parchi e biodiversità con ruolo di partner e con partecipazione del Parco degli Alpi Liguri. Con questo atto si approva altresì, si delegano i dirigenti competenti per materia nella sua sottoscrizione. Questo è l'assessore Rixi, sempre partecipazione a avviso pubblico, selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento e l'esperimento di ITT dell'ENEA, Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile. Qui sarà la lista col Presidente, credo che sia un'opportunità molto importante per il nostro territorio. Abbiamo indicato 2 siti possibili sull'insediamento, uno è l'ex area Emel di Spezia e l'altro è l'ex area Ferrania di Cairo, in Val Bormida. Si tratta di un investimento di 500 milioni di euro con oltre 1000 addetti. Ricercatori, si tratta di laboratori ad alta tecnologia nel progetto europeo ITER porterà la realizzazione nel sud della Francia del primo grande reattore a fusione nucleare che sostanzialmente eliminerebbe i problemi legati alla fissione, ossia i problemi di carattere radioattivo o altro, ma consentirebbe la creazione di energia pulita utilizzando sostanzialmente esclusivamente energie compatibili con l'ambiente. Questo è uno dei grandi temi. L'Europa in questo momento ha investito circa 25 miliardi di euro sul progetto. Una piccola parte di questo progetto finirebbe in Regione Liguria, dove tra l'altro noi abbiamo parte della tecnologia, perché in particolare noi produciamo i superconduttori a Genova, San Desiderio e i supermagneti a Spezia, in provincia di Spezia, e questo per noi sarebbe fondamentale anche per rilanciare tutto questo settore oltre che la ricerca. Abbiamo fatto anche degli incontri giù a Roma, abbiamo cercato di creare sinergie, diciamo, con tutti gli enti, il bando sostanzialmente scade a fine di questo mese e dopo tutte le verifiche del caso oggi con questa nota sostanzialmente presentiamo la domanda per poter accingere. Ci sono altre regioni che presentano la domanda, una al Piemonte, c'è l'Emilia, c'è la Toscana e la Campania. Queste sono le regioni
lo dico già perché lo sforzo era anche per capire a livello finanziario quanto la Regione Liguria riusciva sostanzialmente a sostenere un eventuale progetto di questo tipo, perché l'impegno da parte di Regione richiesto è molto alto per una regione piccola come la Liguria, perché si tratta di 25 milioni di euro. Minimo 25 milioni di euro da mettere sul progetto durante gli anni, di fronte a 500 milioni di investimento che vengono fatti. È un progetto a cui abbiamo lavorato molto, Edoardo, abbiamo fatto incontri a tutti i livelli, è credo un'opportunità molto molto importante, sia ove cadesse nella Val Bormida, perché ha una sua vocazione in questo senso da lungo tempo ed è una di quelle zone di crisi complessa di cui parlava prima Edoardo, sia ovviamente se cadesse su Spezia, che sta riconvertendo la sua vocazione industriale proprio in questa direzione. È un centro di assoluta eccellenza, vuol dire almeno 500 lavoratori con profili molto elevati, sia di competenza sia ovviamente di retribuzione legata alle loro competenze, quindi vuol dire anche un arricchimento generale del tessuto cittadino, urbano, quello che comporta poi avere 500 famiglie con le loro ricadute di ricercatori di livello e poi tutto l'indotto per la gestione del complesso. Con Enel su Spezia abbiamo fatto lunghi ragionamenti circa anche la possibilità che Enel ci ha ovviamente dato, anzi in qualche modo in questo caso sollecitato, perché noi pensavamo da prima al Val Bormida, che era più coerente con tutti i nostri sforzi industriali, poi in qualche modo proprio in partnership con Enel abbiamo messo nel pacchetto anche Spezia, perché d'accordo con il sindaco Peracchini, che abbiamo incontrato più volte insieme alla sua amministrazione, riteniamo possa avere il suo appeal anche geografico per una grande istituzione come Enea, che andrà poi sul mercato a prendere i lavoratori. Insomma, noi ci contiamo abbastanza sapendo che abbiamo competitor agguerriti, nel senso che i parametri di queste gare, come sapete, sono tante: vicinanza sull'aeroporto, traffico dell'aeroporto, viabilità, raggiungibilità, qualità della vita, oltre quelli poi tipicamente del sito, la disponibilità del sito, la congruità circa l'impostazione e poi ancora molti altri legati al cofinanziamento che noi abbiamo messo, ovviamente evitando rilanci scriteriati per le nostre finanze, perché l'Emilia Romagna, il Piemonte, soprattutto Emilia Romagna e Campania, per ragioni molto diverse, hanno disponibilità di cassa assai superiore alle nostre. L'Emilia Romagna virtuose, quella della Campania talvolta un pochino meno, però diciamo che hanno disponibilità certamente maggiori delle nostre. Però è vero che la Regione Liguria anche ha più positivi, noi contiamo di giocarci. Se perdiamo non ci restiamo male più di tanto, se vinciamo è una bella occasione. È una bella occasione per tutti. Molto bene. Fine della giunta, molto bene. Buon weekend.